Buonasera e bentrovati a Notizie di Prato TG. Il consueto bilancio del Covid-19 ci regala una giornata senza contagi, purtroppo però c'è un decesso, è una donna che da tanto tempo lottava contro un brutto male. Facciamo il punto nel servizio di Claudio Vannacci. Il Covid-19 ha fatto un'altra vittima in provincia di Prato, la numero 47 dall'inizio dell'emergenza, la quarta del mese di maggio. Si tratta di una donna di appena 57 anni, Lina Guarracino, residente a Montemurlo. In questo caso il Covid ha aggravato una situazione già critica. La donna era malata di tumore e già da gennaio si trovava ricoverata in ospedale a Careggi. Da lì era stata poi trasferita in altre strutture ed era risultata positiva al coronavirus. Il decesso è avvenuto ieri all'ospedale Villa Donatello. Si tratta quindi di uno di quei casi che rientreranno nelle statistiche delle morti per Covid-19, anche se il virus non è la causa principale del decesso. Lina Guarracino, che lavorava come cuoca in una mensa in via Santa Caterina a Prato, è una delle due vittime registrate oggi in Toscana dalla regione. L'altro è un uomo di Firenze. Per il resto il bollettino continua ad indicare segnali incoraggianti per la situazione dell'epidemia in Toscana. Sono solo 4 i casi in più di positività, nessuno dei quali a Prato. Questo su quasi 4.000 tamponi analizzati. Il totale dei contagiati in provincia da inizio emergenza resta quindi fermo a 564. Gli attualmente positivi in tutta la regione sono oggi 1.380. Di questi 1.227 sono in isolamento a casa con sintomi lievi o del tutto privi di sintomi, meno 70 rispetto a ieri. Sono invece 153, 10 meno di ieri, i pazienti ancora ricoverati negli ospedali, di cui 27 in terapia intensiva. Stop alle 23 per le bevande da sport. Ecco le regole che si sono dati i locali del centro per gestire al meglio la movida, regole che ha approvato anche la prefettura e a breve saranno tradotte in un'ordinanza del comune. Sentiamo. Anche la prefettura dà il via libera al codice di autoregolamentazione dei locali del centro, che prevede lo stop alla somministrazione e alla vendita delle bevande da asporto dalle 23 di ogni venerdì e sabato a partire da domani. Dopo questo orario saranno serviti solo coloro che sono ai tavoli o comunque negli spazi a sedere. Nelle prossime ore il sindaco Matteo Bifoni emanerà l'ordinanza che recepisce questa regola. Si chiude quindi positivamente la partita per la gestione in sicurezza della movida dopo le criticità registrate lo scorso fine settimana, soprattutto nella fascia oraria della mezzanotte. Probabilmente Prato è la prima città in Toscana a realizzare questo modello, un sistema di regole che attraverso Confcommercio e Confesercenti sono state condivise dai locali, fatte proprie dal comune e ben accolte dal prefetto. Adesso non resta che testarne l'efficacia e nel caso modificare se necessario. Bisogna riconoscere che è stato fatto un grandissimo lavoro che in questo caso davvero, mi si dice, nella partecipazione parte dal basso, viene accompagnato e recepito dall'amministrazione, dal comune e poi diventa patrimonio condiviso della gestione di questo fenomeno da partire già da domani sera. Pensare di risolvere i problemi con le multe a raffica o peggio contingentando il centro non è mai sembrata l'opzione migliore. Probabilmente l'estrema ratio in caso di perdita totale del controllo. Molto dipenderà da cosa accadrà questo fine settimana, soprattutto in 3 punti caldi del centro, via Sette Soldi, via Santa Trinita e via dei Lanaioli. Ovviamente per gli assembramenti fuori dal centro, come alla Sacra Famiglia e a Filettole, i controlli saranno serrati. Almeno per quanto riguarda Polizia Municipale, sono le stesse pattuglie dello scorso fine settimana. 6 in tutto, 4 in centro, 2 nel giro del resto della città, la commerciale in Borghese a controllare sia tutto sotto controllo. Su questo non si cede né in centro storico né, lo dico, nelle altre zone in cui sono state segnalate situazioni che non ci piacciono. Protezione civile in prima linea per l'emergenza Covid, ecco il bilancio fatto dal responsabile del servizio, intervistato per noi da Alessandra Grati. Tecnicamente l'emergenza sanitaria termina il 30 giugno, ma da qualche settimana la pressione è diminuita, non solo sugli ospedali, ma anche sulla macchina della protezione civile.
un sistema che ha organizzato la distribuzione di migliaia di mascherine, coordinato l'attività di centinaia di volontari e dato innumerevole informazioni ai cittadini. Il nostro è un lavoro che si è assestato fondamentalmente su tre linee. La prima è una linea puramente logistica, quindi acquisizione e distribuzione di prodotti necessari per questo tipo di emergenza. La seconda è una linea di coordinamento fra tutte le varie istituzioni che hanno collaborato e che stanno collaborando costantemente alla gestione dell'emergenza Covid. E la terza, è per ultima, ma non ultima, è il cercare di dare il massimo delle informazioni possibile e quanto più corrette possibile alla cittadinanza che ce le chiedeva. Perno di tutto è stata la logistica con la distribuzione delle mascherine, attività ancora in corso. Ci vengono fornite in più volte, con numeri decisamente inferiori, e che purtroppo ci ha costretto, purtroppo meno male, a mettere in campo tutte le mascherine che comunque il Comune di Prato aveva ricevuto in donazione da diverse istituzioni, tutte ovviamente a livello comunitario o extracomunitario, ma a livello istituzionale. Per cui abbiamo messo in campo di tutto, speriamo ancora in forniture da parte della Regione. Ma tra i servizi fatti anche alcuni molto particolari. Gente di Sicilia, gente della Lombardia, persone della Liguria ci hanno chiamato per sapere qual era la realtà territoriale pratese, cioè toscana, in cui sarebbero dovuti venire e se avessero potuto farlo. Siamo stati coinvolti nella distribuzione di materiale didattico dalla scuola agli alunni. È morto ieri all'ospedale Santo Stefano il detenuto 23enne soccorso domenica scorsa nella sua cella alla Dogaia. Secondo quanto spiegato dalla direzione del penitenziario, il giovane di origine turca aveva tentato il suicidio. Il 23enne era stato trovato privo di sensi da un agente della polizia penitenziaria nella cella che occupava da solo. In base a quanto appreso avrebbe cercato di impiccarsi. Le condizioni del 23enne erano apparse subito critiche. Immediatamente soccorso dal 118 era stato rianimato e poi trasferito d'urgenza al Santo Stefano, dove i medici si erano riservati la prognosi. Purtroppo le lesioni si sono rivelate troppo gravi e il giovane è espirato dopo 3 giorni di agonia. È stato ricoverato al Mayer, ma fortunatamente sembra essere fuori pericolo il bambino coinvolto nel tardo pomeriggio di ieri in un brutto incidente avvenuto in via Brasimone a Sant'Ippolito di Galciana. Il piccolo, che compirà 11 anni a luglio, era in sella alla sua bici quando poco dopo le 18:30 si è scontrato con un'auto, volando poi a terra. Immediati i soccorsi con il bambino che nella caduta aveva picchiato la testa. Il 118 ha inviato un'ambulanza in codice rosso, mentre sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale per effettuare i rilievi. Il piccolo è stato quindi stabilizzato e poi portato d'urgenza al Mayer. Parliamo ora del Politeama, dei nuovi spazi, del nuovo spazio polivalente che è stato creato eliminando la platea, una decisione che non piace al Comune di Prato, che ne prende le distanze. Alessandra Grati. La scelta di trasformare il Politeama in uno spazio polivalente fa discutere. Non piace all'assessore alla cultura Simone Mangani. Non piace ai molti cittadini che hanno contestato tramite i canali social l'idea di trasformare la platea in uno spazio per la movida al chiuso. E non convince neppure Eros Ossani, titolare del Cinema Eden, che aveva chiesto lo spazio per farlo ritornare alla sua funzione originaria di cinema. Per come è nota la questione, non è una decisione del Consiglio di amministrazione, che peraltro nel caso lo fosse dovrebbe essere valutata alla luce dello statuto del teatro, ma è una decisione pare del Presidente Maurizio Nardi. Peraltro il Presidente è sprovvisto di deleghe perché c'è poi un consigliere delegato all'interno della compagine, quindi dobbiamo capire esattamente che cosa sia accaduto, posto che la funzione principale del teatro Politeama è evidentemente quella di essere un teatro, una sala teatrale. Il CDA sarà convocato nei prossimi giorni per l'approvazione del bilancio consuntivo del 2019. Fatto questo passaggio, entro il 30 giugno verrà presentato all'Assemblea dei Soci. Occasione anche per nominare i rappresentanti dei vari enti, tra cui il Comune, all'interno del CDA.
A preoccupare Mangani anche il rapporto con la Camerata. L'attuale configurazione, quella che abbiamo visto in queste ore del teatro, renderebbe ad esempio molto molto complicata una relazione con un partner storico del teatro come la Camerata Strumentale Città di Prato. La stagione 2020-2021 che sarà quella più difficile in assoluto, ma soprattutto verifichiamo lo stato dell'arte sul bilancio consuntivo e dopo interverremo. Perplesso, ma per motivi diversi, Ossani. Già dal tempo di Roberta Betti, spiega, avevo proposto di utilizzare lo spazio come sala cinematografica. È uno dei teatri più belli d'Italia e sinceramente vederlo trasformato in un posto dove si va solo a bere è un peccato. Ho cercato anche il presidente Nardi negli ultimi tempi, ma non ho avuto nessuna risposta. E ora andiamo all'Interporto, dove la guerra alle zanzare utilizza solo armi green. Vediamo. Stop alle zanzare nell'area di Gonfienti, ma tutelando l'ambiente. Questa settimana l'Interporto della Toscana Centrale ha dato il via alla disinfestazione ecologica per risolvere il problema delle zanzare nelle aree verdi. L'intervento, che proseguirà per tutta l'estate, impiega prodotti di origine naturale che non hanno impatto inquinante e che non sono dannosi per l'uomo e per gli altri insetti. Una scelta innovativa già percorsa da qualche comune in Toscana, come quello di Carmignano, Montepulciano e Torrita di Siena, e che è stata affidata a un'azienda del territorio, la Saetta. Prato esprime tante aziende, tante potenzialità anche di alto livello. Anche in questo caso qui abbiamo scelto di farci rappresentare e fare agire all'interno dell'Interporto un'azienda pratese, la Saetta di Andrea Risaliti, perché il servizio offerto era di alta qualità, ma soprattutto in ottemperanza col mandato del nuovo Consiglio di Amministrazione che si è installato a fine settembre, in ottemperanza a quello che ci ha chiesto il sindaco Matteo Buffoni, che l'Interporto interagisca sempre più col suo territorio, e quindi interagire vuol dire creare occasioni anche di lavoro con aziende pratesi, perché ripeto, Prato ha la possibilità di esprimere dei valori molto alti dal punto di vista professionale e industriale. Era l'ultimo servizio, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.